collaborazione con Daga, serramenti per passione. Allora, chiedo intanto alla regia, mentre la nostra panna sta montando, se è pronta la lista degli ingredienti che servono per il semifreddo. Eccolo qua. Allora, semifreddo di amaretti, lo vediamo. Vuoi dire tu, lo vedi a monitor, così ti ricordi esattamente che cosa serve? 150 grammi di panna per dolci montata, 100 grammi di zucchero a velo, ben fredda la panna perché sennò non si monta. Esatto. 100 grammi di zucchero a velo, un uovo intero, 150 grammi di amaretti tritati, 100 grammi di cioccolato fondente e biscotti secchi bagnati nell'Archemis da fare i piani. Questo lo faremo dopo. Sì. Allora, tu adesso, dopo che hai montato la panna, a che punto siamo? Allora, metto gli amaretti e il cioccolato dentro. Ecco, aspetta che ti inquadrino anche dall'alto, che vediamo questa operazione. E lo mescolo dal basso verso l'alto, per non farla smontare, tanto che non essendo molto montata. Quindi panna montata con questa miscela di amaretti e cioccolato. Che già così, secondo me, deve essere una roba... Okay. Già così si può... È una bella fulmine, dolce, eh? Cioccolato, amaretti... Tipo tiramisù. Tipo tiramisù, esatto. Sì. Questo è già... E già così deve essere buonissimo. Dopo con i biscotti... Lo mescoli, un pochino, poi ci metti... Zucchero a velo. Zucchero a velo, 100 grammi. Dovrebbe amalgamare il anche, tutto. Cioè, è veramente anche questo un dolce, qui lo riesce un pochino a rassodare un po'. Dovrebbe legare un po'. È esperto anche lui, bravo anche lui cucina. Io non sono un gran cuoco, però qualcosina un pochino mi arrangio, faccio delle cose abbastanza semplici, però a volte magari in cucina come nella vita le cose semplici poi alla fine sono le più buone, le più buone, più usate, le sì, più... Sì. Io ho la suocera che mi rifornisce la dispensa di tortelli già fatti, i cappelletti. Quelli già fatti? Te li tieni no, le fa lei con la mano, poi dopo la mano. Poi me le metti in congelatore, ogni volta passo di lì. Dura sei mesi, anche di più. Meno. Beh, io Fulvio, quando Alice era in negozio, adesso non l'abbiamo più, e allora a casa ero io che cucinavo. Il problema qual era? Che iniziava alle 11:30 per la mezza, e cominci, prendi una cosa, assaggia una cosa, assaggia l'altro, che quando avevo finito il piatto, se mi piaceva, no, facevo la mia foto e la mettevo in Facebook. Lui, e dopo lui diceva, oi Sauro, a Saint-Lutorme, abitando vicino. Era un modo come nato per farti invitare. Sono rimasti tre amaretti, ve lo dai, ve li do. Basta, grazie. Sono rimasti due amaretti, tre. Dagli al cameraman. Non ce n'è più degli amaretti, li ho finiti. Diamo questo. Cioè io... Non è una trasmissione molto dietetica questa qui. Sai, molto... Alice, quando... E poi dai, però, la cuoca che ti imbocca. Sono emozionato. Sono veramente emozionato. L'amaretto, mi ricordo, ho già avuto modo di ricordarlo altre volte. È un ingrediente che va anche nei tortelli di zucca, nel pesto dei tortelli di zucca. Ah, io glielo metto, però, gli amaretti. Anche a Reggio e a Parma si fanno. E mia madre lo preparava spesso. Ma nei tortelli io da bambino... Io glielo metto l'amaretto, però, Come dici? Io glielo metto l'amaretto però nei tortelli di zucca. Ci vuole, infatti nella ricetta originale. Per togliere anche quel dolcino che ha la zucca. E mi ricordo che insomma facevo di nascosto mentre lei li preparava, appena ci girava un attimo, zac, crudi. Così gli amaretti, crudi. Così come mangiare. Così, infatti adesso lo porto al camera. Il cappelletto crudo, anch'io quando lo rubavo a mia mamma, cioè il cappelletto crudo era un must della cucina. E le tagliatella cruda anche, gliela rubavi, dopo ne avevo quel famoso mattarello e dicevo staffero, boom, nelle mani. Allora, Marco ti vuole fare sapere, a proposito, ricordati che a marzo in comune una fiorentina, un rosso toscano da paura, c'è posto anche per Sauro e Alice, bye bye, grazie Marco. Grazie, grazie Marco. Grazie per aver invitato anche me, sei sempre carino, lunedì Sì, lunedì poi ti do il resto. Anche Marco è bravo in cucina, eh? Bravo in anche tantissime altre cose. Però in cucina, cucinare per fare i tempi di cottura, no, è molto bravo. Comunque è la tre giorni dei fiati, insomma degli ottoni, perché oggi ci sei tu, lunedì c'è Marco, martedì c'è Zanardo con Ghinazzi. Quindi insomma facciamo bene, questo. Bene. E anche Zanardo mi sembra che sia molto bravo. Certo. Alice, come sta procedendo? Sono qua, ci metto dentro un uovo intero. Un po' di proteine, perché ci vuole... C'è un po' di proteine, dopo tanti zuccheri, un po' di proteine. Un uovo intero. Un uovo intero. In questa, diciamo, miscela di panna montata, cioccolato, fondente e amaretti. È una bomba calorica. Infatti. Perché a ballare... Volevo spezzare una lancia a favore dei ballerini, quelli che... Sembra facile...
ma se non sei molto allenato, cioè se non ti alleni, è difficilissimo protrarre poi il ballo, cioè vai in affanno. Ci vuole, ci vogliono degli zuccheri. È uno sforzo fisico notevole. No, no, ma è una... Magari uno, sai, vede ballare e dice, ah, insomma, invece, conoscendo anche poi altri ballerini, insomma, è uno sforzo notevole. Si allenano proprio, hanno proprio, si allenano fisicamente. No, no, ma infatti è uno sport, la danza, cioè, esiste la danza sportiva, giusto? Sì, sì, sembra facile, ma voglio dire, non è poi ballare, cioè, a quei ritmi lì, ovvio che se uno fa un ritmo, diciamo, da balera normale, ma a quei ritmi lì, con quelle figure, bisogna essere allenati. Poi specialmente anche con i nostri balli romagnoli, la polca e saltata, la mazurka, tutti questi salti, richiede, insomma, è abbastanza... Richiede uno sforzo fisico notevole. Appunto, ma, però... ma se adesso, quando è nato il tempo, ti vai a beccare Alice e ci fai un ballo subito così, in tenuta da cuoca? In tenuta da cuoca? No. Vuoi andare in costume, ci mette. Sì, voi siete dei perfezionisti, giusto? Dopo bello, perché i ballerini hanno la loro divisa e quindi è giusto che lo facciamo. Alice, come si è messo con... Allora, adesso sono a posto. Prendiamo una teglietta, ci mettiamo l'Archemis qua nel piatto. Se riusciamo ad aprire la bottiglia. E vai. Fatto. Sì, no, è forte, è forte. Alchermes, ecco, l'Alchermes, il liquore non ho mai capito da dove deriva. È un Alchermes un po' malato, però, questo qui. Nel senso, è sbiadito. Io che mi ricordo è molto malattino. Più rosso, molto più carico. Questo è un Alchermes emiliano. Cosa dipende dalla ciliegia, credo venga fatto. Magari dico una boiata. Allora, mettiamo un pochino, di composto vero dentro alla teglia, per far aderire un pochino anche i biscotti. Ti lecchi già? Sì, no, perché io non sono molto amante dei dolci, quindi... No, assolutamente, no. Ti ricordi che io mangio dei dolci? Ma nel modo più assoluto. Ah, ecco. Ah, è buono. Allora, quindi abbiamo creato una specie di fondo. Sì, un pochino di fondo, un pochino. Fai un po' di astratti, probabilmente. No, anche perché dopo passeremo ai primi, perché so che il secondo piatto... Poi bagniamo i biscotti. Ecco, questa operazione per esempio si fa con i savoiardi quando fai la zuppa inglese. Esatto. Giusto? Esatto. Bagnare il savoiardo si inzuppa molto, molto di più perché è vero, tantissimo. È più spugnoso. Bisogna stare attenti perché sennò ti si spezza. Esatto. Comunque, questo dopo quando lo lasci secco, un po' lì, sì, dopo fermo. Esatto. Sì. Questo è più buono il giorno dopo. Esatto. Esatto, perché deve assorbire di più. È vero, è vero. Si compatta, sì. Anche il biscotto diventa più morbido. Quindi siccome le possiamo considerare delle mattonelle, stai facendo le fondamenta della tua casa in questo momento, sì, giusto? Sì. Il dolce mattone credo che esista, sì sì, ed è fatto una cosa simile. È vero, il dolce mattone sono le mattonelle dove sono proprio dei biscotti. Biscotti così con tutto stato, non so, di Nutella, tutto quel ben di Dio che uno può immaginare, mascarpone. Allora, gli amaretti in casa non è detto che ce li abbiate, a cucina mia, ci ha fatto in tempo andare dal vostro vicino... Se non ce l'avete a sentire. Se non avete gli amaretti ci si mette dei biscotti però secchi anche al cioccolato. Ah, al posto degli amaretti ci si può mettere qualcos'altro se non avete in casa. Mettere dei biscotti. Cioè con l'amaretto avrà un sapore diverso, ha un sapore. Perché anche l'amaretto dolce. Si sbriciola anche molto meglio, rimane più compatto in modo che. No, però se ci puoi mettere anche dei biscotti al cioccolato, anche il tipo il pan di stelle. Quello che hai. Quello che hai. Basta che sia un po' di mandorle anche. Senti, ma il tuo abito l'ha scelto Zaccherini questa mattina a strisce bianche e nere. No, cioè non è un caso, no? Vero? Io glielo, sì, ho detto con Sauro, Sauro mi ha invitato gentilmente, dopo ci siamo sentiti, ho detto guarda io vengo però bisogna che l'Alice con bianco-nero si vesta bianco-nero perché... Ma infatti hai fatto bene anche perché allora è venuto Beppe Carnevale l'altro giorno che anche lui è un super tifoso juventino, Gigi Chiappin anche lui non ne parliamo, grande tifoso juventino, lunedì viene Marco Tagliavini, tifoso cioè juventino, è la settimana juventina. Ultimamente sta andando abbastanza bene, dai. No, ultimamente sta andando mercoledì poi dovremo incontrarci con chi si offende facilmente, l'allenatore di una squadra che si offende. Ah. No, mi fa piacere perché in effetti poi posso dire la mia, poi voi potete dire quello che volete. In amicizia è così per... Cioè, se vi dicono certe parole come Sarri ha detto a Mancini, vabbè, se beccato due turni, 20.000 euro, che per lui sono una bazzecola, proprio perché, insomma, dai, non si può fare polemiche su tutte le cose. Secondo me hanno esagerato. Cioè, ma sì. Sarri ha sbagliato, però diciamo...
chi l'entourage attorno, ma anche Mancini ad enfatizzare questa cosa, un po' hanno sbagliato. Ma lui se l'è preso perché probabilmente... Dire, sì, è una cosa che magari non si deve fare, però non è che... Ma vedi, no, adesso posso dire... Non hanno ucciso nessuno, insomma, infatti, ci sono delle cose molto peggiori, secondo Me. Allora, se avessero detto a me una cosa del genere, io, cioè, mi rimbalzava, sì. Non mi sarei per niente offeso. Probabilmente chi si è offeso perché, insomma, probabilmente lo è. No, probabilmente... No, sai, probabilmente lo è. No, probabilmente, non voglio dire, cioè, non si può discriminare una persona su queste cose qui. Poi, giustamente, un allenatore è un personaggio pubblico, ha un po' di responsabilità, non è che ti No, quello è vero, bisogna tenere un po' di... Però a volte leggo delle cose che magari sono cose peggiori, che hanno montato questa polemica, forse anche un po' per dar fastidio, non so, dice perché adesso il Napoli non sarà più quello per lo spogliatoio, ma non credo. Forse Mancini in quel momento lì se l'è un po' risentita. Eh beh, certo, se l'è risentita perché... Sarri magari gli dispiaceva di aver perso una partita, che poi è solo poi una Coppa Italia. Ma infatti, dai, cosa vuoi che sia. Allora. Quindi noi stiamo costruendo la nostra casa ancora. Sì. Abbiamo, se abbiamo qualche minuto, facciamo vedere un altro video. Va bene. Adesso io ho fatto già un altro piano di mattoncini, secondo che ti parli di case, e poi dopo ve lo faccio, finisco con lo strato di crema. Esatto. Allora, visto che abbiamo all'ascolto Marco Tagliavini, sì. Tu hai suonato questa Cenerentola, che è un pezzo difficilissimo anche quello. Abbastanza, sì, è complicato. Al Teatro Fanin durante i 25 anni di Marco Tagliavini. Esatto, quella serata Tagliavini. Che abbiamo fatto il suo, cioè lui ha fatto il suo omaggio per diciamo commemorare la sua 25 anni di carriera. Ecco, Cenerentola, perché è complicato? Diamo un'interpretazione musicale. È complicato prima di tutto perché... Ci sono tante note? Diciamo tecnicamente è difficile infilarle tutte, cioè... In più perché nell'ultima parte non c'è un respiro, non c'è niente, devi suonare in continuazione, quindi tante note assieme, non è che c'hai una piccola pausa, un piccolo respiro. E applichi la tecnica della circolare? No, cioè... io quello non la applico, comunque... Prendi fiato allora? Sì. Velocemente. Modo. Oppure non lo prendo e arrivo in fondo. cioè bisogna... Cioè no, lo prendo prima, faccio... Cioè, ecco, la tecnica di studiare un brano è sapere dove prendere il respiro, dove non prenderlo, quindi me lo sono studiato un pochino dove prima. Dove c'è una minima pausa. Oppure dici lì non posso respirare, la prendo prima molto di più, beh insomma c'è un po' di... Comunque è complicata, ecco, non è che... Bisogna prendere un po' di semifreddo da lì, cioè, prima di suonare questo pezzo, perché ci anche vuole dopo. L'energia. Anche dopo. prima è meglio di no, perché a stomaco pieno non si suona, cioè si suona bene ma non tanto. Questo pezzo chi l'ha scritto? Franco Bergamini, allora un grande ricordo del maestro, certo, Franco certo, Bergamini. Lo ricordo molto volentieri, infatti ho dei bei ricordi. Non sono stato molto con lui perché poco dopo che sono entrato con Luca Bergamini purtroppo è scomparso, però quel piccolo periodo che l'ho conosciuto così sono dei bei ricordi. Un omaggio al grande Franco Bergamini, questa è Cenerentola. Thank you.
allora Zac, dimmi una cosa. Io poi voglio dire, non sono musicista, un pezzo difficilissimo. Ti devi fare qualche appunto per questa esibizione, perché a me sembra perfetta. Io penso sì, ma logicamente c'è qualcosa che si può migliorare? Non solo io, tanti cioè quando noi eseguiamo una cosa troviamo sempre poi alla fine qualcosa, ma lì forse avrei potuto far meglio qualcosa, però devo ammettere che insomma mi sembra sia stata una cosa fatta bene, ecco, abbastanza. La serata era emozionante perché il teatro era pieno e mi ricordo che prima tu sei uno che però ti emozioni facilmente. Abbastanza, quando c'è tanto, cioè in certe situazioni a volte... Cioè in sala da ballo è diverso perché la gente guarda di... Ma se hai, non so, un teatro con 500 persone, tiene, mille occhi puntati... Sì, poi tutti zitti, tutti lì, il faro che ti illumina e tu sei il protagonista, io mi emoziono un po', capito? Magari qualcuno invece... Altri che non riescono neanche a salire sul palco, A volte capitano degli artisti che... Io non sono un artista, per l'amor di Dio, però... Poi tu lo sai meglio, magari sei in certe situazioni, a volte l'emozione un po' può prendere. Infatti. Sembra che sia venuta benissimo. Abbastanza bene. Allora. Io voglio dire che... Quella serata è stata emozionante perché c'era un sacco di gente, poi tutto preparata, dai, sai che Marco è puntiglioso, no? Preparata bene. È stato secondo me una bella cosa, un bel successo, una bella cosa. E poi soprattutto una cosa che bisognerebbe dare per scontato, qua mi permetto di fare una piccola nota critica. Una cosa che bisognerebbe dare per scontato, perché la musica è fatta di note e le note devono essere quelle. Non si può essere né crescenti né... Adesso lo so che Zac... Però insomma, una cosa fondamentale per un clarinettista è essere intonato. E a volte non sempre succede, vero? Perché purtroppo, lo strumento a freddo, non so, l'orecchio... Ci sono tante cose, sì, no, vabbè. Comunque ognuno riesce a fare... Dai, quando mette tutto quello che ha, fatto bene. Certo. Quello che volevo dire, che ci tengo, è che questa era dal vivo. Ah beh, certo, ovvio. E quindi, come tu sai, anche nelle trasmissioni, insomma, quando c'è qualcosa dal vivo in diretta, a volte può succedere ma secondo me può stare, anzi. Cioè, nei videoclip invece sono dischi, ovviamente, per forza di cose. Se tu registri una puntata è una cosa, se la fai in diretta è un'altra, può succedere una cosa, ma... Io suono, allora, se posso, suono sempre dal vivo. Torniamo da lì. Cioè. Meglio. Il dolce è a posto, adesso lo metti allora, in freezer. Allora, quindi, lo metti in freezer. No, spiega allora, facciamo, allora, per chi si fosse sintonizzato da poco, torniamo a spiegare come hai fatto a realizzarlo. Allora, ho bagnato tutti i biscottini e ho fatto gli strati, vero, crema e biscotti, e per finire, vero, cacao in polvere sopra. Ecco, abbiamo aggiunto anche il cacao in polvere che nella ricetta non c'era. Quindi praticamente abbiamo creato una specie di crema con panna montata. Tipo tiramisù. Tipo tiramisù, panna montata, amaretti. Amaretti, cioccolato fondente. Un uovo, lo zucchero. Uovo, zucchero a velo, basta. E poi hai fatto questi strati con i biscotti. Con i biscotti e questa crema, questo composto di crema. Imbevuti nell'Archimedes. Quanti strati hai fatto tu? Due strati. Cioè, un duetto e mezzo, vero, di panna, sì. Dopo dipende anche dal contenitore che hai. È venuto un dolce, già. Sì. Quante porzioni sono? 6 o 7, 8? Dipende quanto uno ne mangia. No, dai, hai ragione lì. Diciamo porzioni normali da ristorante. Allora, se una persona è un mangione, se ne può mangiare anche una teglia da sola. No, quanti biscotti ci sono sopra? Fammi vedere il quadro dall'alto. Come biscottini, io ne ho messi per due pacchettini. Saranno 10 porzioni. 10 porzioni, sì, dai, il biscotto non sta... Sì, un biscotto una porzione, dai. Sì, un biscotto una porzione. 3, 6, 9 mi sembra. Io e te facciamo con due, dai. Sì, biscotti ne ho messi, però 12. Loro gli diamo una porzione, io e te ce ne prendiamo due. Va bene, dai, facciamo così. Allora lo mettiamo in freezer. Sì. Lo mettiamo in freezer e. Quanto ci deve stare? Adesso lo teniamo un pochino in freezer, almeno che così si consolida un po'. Si consolida. Almeno qualche ora penso ci debba stare. Sì, dai. Perfetto, naturalmente come vedete i prodotti sono quasi tutti, non sempre la gamma, però sono tutti prodotti Coop e comunque acquistati nei supermercati Coop. In particolare noi mandiamo il nostro saluto, lo facciamo tutte le mattine, al personale della Coop di Cavriago, al centro commerciale Pianella, sempre molto disponibile con noi, noi mandiamo le ricette, loro al mattino ce le fanno provare. E poi arriviamo qua e naturalmente i nostri cuochi realizzano questi deliziosi manicaretti ogni giorno con i prodotti di Casa Coop. E Casa Coop è come home food e noi vi insegniamo a fare le cose direttamente a casa vostra con la semplicità con la quale vogliamo entrare nelle vostre case. Tu sei già pronta per cominciare il secondo giro allora? Certo. Con questa pasta, eh?
Cosa facciamo? Facciamo delle trofie. Trofie? Con trofie, però si può fare anche strozzapreti. Accidenti, si può fare qualunque cosa. Cioè, comunque linguine, la pasta. Maccheroncini. Anche. Con gamberi, che adesso ne finiamo ancora di sgusiare. E le zucchine. Allora, io mi avvicino perché volevo fare vedere un attimo questa confezione, i gamberi. Ah, l'abbiamo. Ah. Vabbè, volevo fare. Diavero i gusci. I gusci li abbiamo. Dopo. Noi abbiamo pulito i gamberi perché questi gamberi dovevano essere dovevano senza la casa. Ce l'hanno. Però questa è una busta di prodotti surgelati Coop, li vedete, sono gamberoni pescati nell'oceano. Adesso magari c'è anche scritto in quale oceano sono stati pescati. Gamberoni di questo tipo si trovano nell'Adriatico, Sauro, no? Non lo so. Cioè io li ho visti anche freschi nel banco. Sì, però non lo so. Sono più scuri. Non credo molto da dove vengono le cose, ecco. Io non sono molto esperto, ma spesso nel banco vedo i gamberi che scritto sempre oceano. L'Atlantico del centro meridione, adesso non so di preciso nel nord, però magari esistono anche nel nostro mare sicuramente. Sì, beh certo, però magari sono più piccoli. Non sono molto esperto di questo. Ah, neanche io, però dopo. Non è la prima volta che li usiamo, devo dire che sono squisiti, anche perché i gamberi li abbiamo usati tutti. Ah no, ce ne sono degli altri qua. No, dobbiamo sgusciarne ancora. Dobbiamo sgusciarne ancora, quindi allora, da dove si parte? Adesso io parto dall'aglio che l'ho tritto. Prepariamo il soffritto. Ma guarda come bravo, hai visto? Hai visto come taglia perfettamente? Adesso. No, però ti devi insegnare una tecnica, Alice, me l'hai insegnato un grande a mezzaluna. No, devi tenere le dita così. No. Ah, no, ho capito. Hai capito? Capito. Perché è più difficile tagliarsi. Per non prendersi le unghie. Così. Quindi tritiamo l'aglio. L'olio. L'abbiamo già tirato. Non c'è più l'olio. Dove è finito l'olio? Scaffale centrale. Grazie, caro. Allora, preferisci un olio extravergine di oliva Val di Mazzara, quindi siciliano, Fior Fiore Coop, o il prodotto Vivi Verde sempre della Coop? Ma un olio d'oliva, dai. Un olio d'oliva, esatto. Vivi Verde Coop, eccolo qua. Esatto. Poi se vuoi condire anche con un po' di liquore, abbiamo anche del brandy e del whisky. Non so, ci sta? Perché no? Ci potrebbe stare. Dopo. Dopo lo facciamo. Un cicchettino dopo. Allora, tritiamo l'aglio. Questa è un'operazione che vedo fare spesso, perché in tanti condimenti si comincia con l'olio e l'aglio. L'aglio è una cosa che a me personalmente piace tantissimo, però non è da tutti, perché ci sono personaggi anche che hanno spesso incontri pubblici, esatto, che hanno paura di disturbare la sensibilità del loro interlocutore. Ma anche se una persona non lo digerisse, cioè toglievero diciamo il cuore dell'aglio e... Oppure lo metti intero e poi lo togli. Famoso aglio in camicia. Sì, però un po' di sapore ti rimane. Sì, quando però non è mai vero come... Hai ragione, però io preferisco... Ma no, anch'io, ma ci mancherebbe. Fulvio, dici che è per l'influenza, per non prendere l'influenza. Sì, poi no. Poi per la pressione anche. Per la pressione, esatto. Accendiamo qua? Accendiamo. Allora, accendiamo, gli diamo una temperatura media, dici? Sì. La temperatura media, dai, ecco, cominciamo allora, così. Mettiamo vero su. Sotto la padella mi sa che c'è ancora l'etichetta di carta, occhio. Cosa dici? Ma non fa niente. No, non c'è. No. No, non è la prima volta che lo usiamo, sarebbe stata le altre volte. No, se la carta si brucia. Esatto, mi sembrava di aver visto l'etichetta. Olio, aglio. Poi tagliamo il prezzemolo. Un po' di prezzemolo. Certo. Sì. Anche perché l'olio così si deve insaporire. Ah sì, lo scopo è quello. Esatto. Dopo si toglie l'aglio. Quando si vede. Vedi c'è proprio l'etichetta. No, ma l'abbiamo usata anche ieri, funzionava. Allora va bene lo stesso, no? Ah, perché sai che se dove c'è l'etichetta, dopo la piastra non scalda. Quel giro lì si ferma. Vabbè, comunque è piccola. Vabbè, no, io l'ho visto e pensavo si bruciasse. No, l'abbiamo usato varie volte. Quello è prezzemolo, no? Se il metallo. Anche il prezzemolo, ho letto che mangiate in quantità industriale, me lo diceva un cuoco, no? Io non lo sapevo. Sì. Fa bene per l'alito? No, ma soprattutto è un veleno. Il prezzemolo è un veleno. Cioè non mangiate un Alice, ciuffo. Ti apro gli altri?
non mangiate un ciuffo di prezzemolo perché può diventare velenoso. E il nostro Sauro adesso, Sauro, vieni pure qua vicino. No, ma io sto qui, guarda, sto qui nell'angolino qui. No, devi venire qua perché l'inquadratura se no non viene. Non riescono a... Ecco, allora tu in questo momento stai finendo di sgusciare, i gamberi. Perché ne abbiamo fatti una parte prima. Sì, sta scaldando. Ok. Allora, mescoliamo un pochino per non far bruciare l'aglio. E i gamberi dopo vanno messi lì? Poi metti i gamberi, quando adesso l'aglio sia un po' imbiondito. Imbiondito, hai sentito che termine? Bello sì. Questo termine, l'aglio imbiondito. Anche la cipolla si dice così. Imbiondita. Far imbiondire la cipolla. Vedo Luca che fa cenni di assenso, sapevi anche tu questa cosa dell'imbiondimento dell'aglio? Sapevi, sì, vabbè. O della cipolla, no? Giusto, la cipolla fatta imbiondire la cipolla. Non ho detto una cosa strana. Non ho detto una cosa strana. Io sai, Zach, sai benissimo che più con le mani sulla cucina, io sto bene coi piedi sotto al tavolo. Anch'io, anch'io. Quindi ci sono certe cose che... sto tagliando. No, ad esempio, invece di rosolare la cosa, dicono anche imbiondire la cipolla. Quando fai il soffritto, fate imbiondire la cipolla. Nel frattempo preparate, non so, lo specco, quello che dopo va messo. E si dice, in gergo culinario si dice. Quindi, se abbiamo già pronto anche questa ricetta, che cosa serve? Mi sembra abbastanza semplice. Mettiamo peperoncino. Peperoncino, anche quello. Le trofie, gamberi e zucchine. Allora, per le trofie... semplice ma molto buona. Molto buona, infatti buonissimo. Sono convinto anch'io. Mettiamo sui gamberi. 500 grammi di trofie, vuoi spiegare brevemente la ricetta come funziona? 500 grammi di trofie, 400 grammi di gamberi, perché sono 400. La confezione era 400 grammi, però potete aggiungere, se vi piacciono più conditi, potete usarne anche 6 o 7. Poi le zucchine, l'aglio, il peperoncino, sale e pepe quanto basta e un po' di passata di pomodoro e il prezzemolo. Quindi in questo momento stiamo preparando il sughetto. Ecco, quindi mentre aggiungiamo... è una sfumatura col vino bianco, con un po' giusto? Di vino bianco, sì. Quella ci vuole sempre. Sì. Sfumatura di vino bianco. Sì. Va bene, allora vi voglio vedere impegnati, mentre siete impegnati in cucina vi facciamo vedere un altro video perché dopo deve ballare anche dal vivo. Cosa avevamo preparato? Pedrito. Pedrito. Un cia-cia-cia. Ah, bene. Andiamo col cia-cia-cia. E vai. Vai col cia-cia-cia. Sud America. Esatto. Saluto tutti gli amici che prossimamente andranno a Cuba. Beati loro. Ballano il sax e merengue. Beati loro. Sempre il sax di Aldo Simoni? Sempre lui. Un arrangiamento di Aldo Simoni. Vai Aldo. Allora, Sauro e Alice al ballo. Oggi puntata dedicata al ballo e alla buona musica romagnola.